vi saluto tutti. Questa è un'occasione molto importante, è un percorso che stiamo facendo, non solo da Tramazza in giù, ma abbiamo 2 anni dietro le spalle, 2 anni di manifestazioni, 2 anni di presenza. Soprattutto i movimenti forti sono diventati protagonisti, sono stati nelle prime pagine non solo dei giornali quotidiani locali ma quelli dei nazionali. Ma poi la domanda è: cosa abbiamo portato a casa? Abbiamo raggiunto gli obiettivi? Perché la gente come voi è gente concreta, vuole vedere raggiunto l'obiettivo. Bene, ci siamo detti con la creazione della consulta che noi dobbiamo portare a casa l'obiettivo principale, che è quello di destituire una classe politica che non ha fatto finora gli interessi del popolo sardo. Questo è il motivo vero, non ci sono altri motivi. L'accusa principale per questa classe politica, e metto dentro la classe politica non solo i consiglieri regionali, non solo la giunta, ma anche chi ha responsabilità di dirigenza in questa Sardegna, quindi una parte anche, diciamo, dei manager che dovevano studiare, che dovevano dare gli orientamenti e non l'hanno fatto, e anche organizzazioni sindacali che hanno servito obiettivi che certamente non erano a favore del popolo sardo. Quindi l'accusa principale è quella di dire: voi avete tradito il popolo sardo, quindi o ve ne andate alzando i tacchi da soli, o altrimenti noi non ce ne andremo da sotto il Consiglio regionale finché il signor Capellacci e gli altri non avranno dato le dimissioni. Ci precederanno, questa è una notizia che ha avuto da poco, gli studenti, il 10 di ottobre, gli studenti universitari a cui è stato negato la possibilità di soggiornare a Cagliari perché sono state chiuse 2 case degli studenti per motivi sempre, diciamo, dal loro punto di vista di chi dirigeva la baracca, anche importanti, perché dice non dobbiamo rischiare, qui c'è pericolo di crolli eccetera eccetera. Poi uno si domanda: ma le manutenzioni da chi sono fatte? Beh, questi ragazzi non hanno posto dove dormire e oggi a Cagliari per poter studiare è una tassa grossa, e lo sapete molti di voi, pastori, artigiani che hanno investito sui loro figli e sanno quanto costa oggi studiare. Bene, questi studenti ci precederanno, il 10 di ottobre metteranno le tende sotto il Consiglio regionale e non se ne andranno finché non avranno proposte concrete. E sono le fotografie della Sardegna. Dico ai sulcitani: ma è mai possibile che voi siate disgraziati e indicati nel mondo come la provincia più povera e più disgraziata? Qualche cosa non ha funzionato, e allora toglietevi il gioco dalla testa. E il gioco è di chi vi vuole costringere ancora a fare cose che non stanno né in cielo né in terra, e che con quei soldi si possono fare posti di lavoro utili per tutti. Il Sulcis è ricco di minerali, è ricco di panorami, è ricco di tutto. Perché accettare invece di essere con la testa sottoterra? Perché accettare il gioco di chi finora ha lucrato sui lavoratori e sulle sue disgrazie? Allora il senso di ribellione vuol dire: non è vero che non si possono fare i posti di lavoro, c'è qualcuno che ci vuole, come ha detto Andrea prima, che ci vuole schiavi, che ci vuole con la testa sottoterra, che ci vuole morti. Allora il grido deve essere insieme agli operai, ma dire agli operai: non andate ad appoggiare politici o anche sindacalisti di un certo tipo che hanno fatto le loro fortune sulla pelle dei lavoratori, perché 2 miliardi di euro, 2 milioni, scusate, 2 miliardi
2 miliardi non vanno buttati per opere che non servono a nessuno. Io vorrei che ci fossero qui lavoratori della Corpo Sulcis o lavoratori dell'Alcoa. Ma perché credete alle favole? Perché credete a quei lazzaroni che vi hanno portato in giro sfruttando la vostra disperazione? Che qualcuno forse avrebbe gradito che ci scappasse il morto, in modo tale che il governo davanti a questa situazione dicesse: emergenza in Sardegna, diamogli i soldi per fare che? Per ripetere i disastri che sono stati fatti. Quel progetto che si vuole per la Carbo Sulcis è bocciato dai migliori scienziati del mondo, è stato provato in altre parti del mondo e ha fatto effetto vulcano e sono morte persone, 2000 persone nel camero. Ma che ci hanno preso per scemi? Noi abbiamo fiori di intelligenza, di ragazzi, di ingegneri che ci dicono: basta, dateci a noi la parola, dateci a noi la possibilità di dimostrare che sappiamo fare altre cose. O vogliamo continuare a dare i soldi ai viticoltori che producevano un vino che era uno spettacolo, il Carignano del Sulcis, e per anni sono stati pagati per buttare al macero le uve perché erano piene di pioppo? O vogliamo continuare in questa trafila? Agricoltori che sono stati allontanati dai campi con promesse che gli avrebbero dato in questo e quest'altro, ci hanno reso schiavi. Guardate che non c'è cosa peggiore di aver venduto noi il cervello a gente che ci ha convinto che è meglio essere schiavi e assistiti piuttosto che essere produttori. L'altro passaggio che voglio fare: sto dicendo da anni agli agricoltori: tornate nei campi e mettete a dimora il grano. L'America, il Brasile ha fatto la scelta di togliere, ci mandava l'esercito in Brasile per dire agli agricoltori: fuori dalle balle, dovete coltivare quell'accidente che non mi viene in testa, la colza, perché abbiamo bisogno di fare energia. Adesso il Brasile ha bisogno di grano, l'America ha bisogno di grano. Non dico che diventeremo di nuovo il granaio di Roma come nell'antichità, ma i contadini dico: mandateli a fare il culo chi vi dice di abbandonare la terra o di venderla. C'è Beni che sta andando in giro e dando soldi: dammi la terra che ci devo mettere a dimora il famoso cardo, perché il cardo mi serve per bruciarlo. E tutti lì: ah, ci danno 55 posti di lavoro a Porto Torres. Ma cosa sono 550 posti di lavoro in 6 anni, quando lì c'erano 1500 posti di lavoro tutti in cassa integrazione? E chi ha firmato, gliel'ho detto io ai segretari generali di CGIL e CISL, ma ve lo siete letti l'accordo? Vergogna, non vi leggete manco gli accordi? In 6 anni 550 posti di lavoro, 30.000 ettari. Chi c'è qui, contadino, che mi aiuta a capire quanti sono 30.000 ettari? Io ero ignorante, non riuscivo a capirlo, pensavo che fosse poco. Poi mi hanno detto che il più ricco proprietario di Lula possiede 600 ettari, 30.000 ettari sono mezza Sardegna. E questi criminali vogliono costringerci a mettere cardi, e c'è qualche contadino che dice: noi così divento ricco. Coglione, non hai capito niente. Finisco, però nella piattaforma ci sono queste cose. Sembra una piattaforma, ma è una piattaforma veramente di chi vuole governare, badate. Chi l'ha letta dice: ma siete pazzi, ma che cosa volete portare i pastori, volete portare gli artigiani a governare, ma che cosa ne sanno loro? Ma perché voi avete dato prova di essere intelligenti? Voi avete dato prova di saper governare? Vi dovete sotterrare, perché fra di noi c'è gente intelligente, capace, che vi sa leggere la vita, che può portare questa regione, può portarla fuori da quella che è la miseria in cui ci avete costretto. E allora le nostre parole d'ordine devono essere: afforas, questa struttarola, afforas, afforas, afforas.